si affrontano Bugliaccari e Black Lions al Ciriaci di Roma. Il direttore di gara a colloquio con i capitani appena proceduto ad effettuare il sorteggio. Black Lions che muove dunque per primo, pallone allontanato ma riconquistato subito dai ragazzi in maglia nera col proprio capitano. La conclusione dalla distanza è rivedibile, il destro di Agabiti, apertura sulla sinistra, stoppa il numero 10, poi a testa alta cerca qualcuno dei suoi libero, non va a forzare la manovra, arriva però adesso una conclusione bloccata a terra dal portiere, palla in verticale, Bionci, vediamo se riescono a chiudere lo scambio, attenzione ancora a Fede, la palla che rimane lì dopo il contrasto, va di nuovo con il destro, sta scaldandolo piano piano, abbassando i metri di lontananza dalla traversa a Gabiti, poi qua un'ottima occasione per il Bugliaccari, ancora vivo, attenzione al Bugliaccari, la chiusura, ma la palla che rimane buona per l'esterno, bella sterzata e miracolo del portiere, attenzione qui, pericolo enorme corso dal Black Lions che però adesso si riversa nella metà campo avversaria all'interno dell'area di rigore, la conclusione di Mancino che sfila alla destra del palo, ci prova il numero 23 in discesa solitaria, arriva adesso all'interno dell'area di rigore, prova con l'interno, azione personale chiusa nel migliore dei modi con questa marcatura che sblocca il risultato in favore del Black Lions, dunque 0-1. Ed inizia adesso proprio la seconda frazione di gara, nei restanti 25 minuti di gioco il Bugliaccari deve cercare di riconquistare un punteggio che li vede sotto per 1-0 in questo momento, ancora Black Lions però con il pallone tra i piedi, lo affronta il numero 5, va alla conclusione, arriva il palo a dire di no alla gioia dell'attaccante del Black Lions, ok, Bugliaccari con il numero 16, sempre lui per i ragazzi in maglia blu che trova una bellissima marcatura, questa volta forse il portiere sfortunato lo vede passare all'ultimo, calcio di punizione per i Bugliaccari, di nuovo in punto di battuta il numero 16, in corsa lunga, centrale, va con l'esterno, non trova deviazioni, sarà rimessa dal fondo, controcalcio e ripunizione con il portiere del Bugliaccari che apre la manona, poi la palla che si impena, Bionci la raccoglie, mette a sedere un avversario, alla fine gliela porta via, poi il Mancino sull'azione offensiva, di nuovo doppietta per il numero 23, è andato a segno nuovamente Paolo Angeloni dalla corsia mancina, oggi si è risvegliato con le d'or, ci prova il Bugliaccari, siamo sul 2-1, bella la botta di destro, con la palla però che rimane alta, attenzione, bravissimo il portiere a non farsi ingannare, poi invece però sulla seconda ribattuta a rete, Agabiti non sbaglia, il bersaglio è andato di Mancino, forse bastava cambiare piedi per il Gordo per riuscire a trovare il gol in questa partita. Palla riconquistata dai Bugliaccari, il tiro del numero 4, la palla però che termina sul fondo senza troppi problemi per il portiere del Black Lions, ancora un'azione offensiva per i ragazzi in maglia blu, bello il traversone dentro, la palla che viene respinta, ancora vivo il Mancino che termina sopra la traversa nonostante il volo del portiere, eccolo che non interviene, calcio di punizione battuto verso il vertice dell'area di rigore, ancora un'ottima risposta del portiere del Black Lions, può ripartire in contropiede la squadra in maglia nera, attenzione Gabiti, Gabiti ha davanti a sé Bionci, preferisce fare tutto da solo egoisticamente e si fa dire di no dal portiere avversario, per sua fortuna senza conseguenze visto che arriva in questo istante il triplice fischio da parte del direttore di gara. Bugliaccari e Black Lions se la sono date di tanta ragione, alla fine vincono i ragazzi in maglia nera per 3-1.